Siamo a Villafranca in Lunigiana, siamo in uno dei luoghi più importanti della storiografia lunigianese. Siamo nella piazza del Castello e al Castello di Malnido. Nel 1164 si ha la prima citazione del Castello di Malnido. È il Barbarossa che in un diploma a Dovizio Malaspina, capostipite della casata qui in Lunigiana, cita due castelli, Groppo Fosco e Malnido. Malum Nidum. Malnido però non lo cita solo come castello, dice castrum curia et pedagio, cioè vuol dire che avevano il diritto i Malaspina di raccogliere soldi, farsi donare soldi, un pedaggio, dai mercanti che passavano. E ce n'erano tanti, perché la via Francigena, siamo sulla Francigena, la via Francigena era l'asse più importante di tutta l'Italia, quella che congiungeva il nord con la Toscana. Non a caso Pontremoli fu definito da Federico II, nipote del Barbarossa, come unica clavis et annua per la Toscana, unica chiave porta e chiave per la Toscana. Malnido, però, allora c'era Malnido e c'era solo lui come fortificazione. C'era vicino a pochi chilometri Groppo Fosco, che era un altro castello dove c'era un traghetto che portava nella zona di Castevoli. Qui c'era probabilmente un ponte che favorì l'ascesa di Malnido e causò la perdita di Groppo Fosco. Attenti bene, i Malaspina qui erano uno dei tre marchesati della linea dello Spino Secco dopo la divisione del 1221, assieme a Mulazzo e assieme a Giovagallo. Il castello è importante anche perché dal 400 divenne il più importante di tutta la Lunigiana, in quanto i Malaspina acquisirono anche una parte del marchesato di Olivola. Il marchese di Olivola aveva bisogno di soldi, chiese un prestito ai Malaspina di Villafranca, ipotecando una parte del suo feudo, poi non riuscì a restituirlo e quindi Aulla, Licciana, La Bastia ed altri passarono sotto il Malaspina di Villafranca. Il castello ha una storia lunga, travagliata, che non starò a raccontare anche per ragioni di tempo, ma subisce il suo epilogo nel 1944 con il bombardamento di Villafranca. Il castello, come vedete, crolla, adesso è stato leggermente ripulito e di fatto scompare la figura dei Malaspina a Villafranca. Una cosa importante è che in questo castello c'è arrivato un certo Dante. Dante Alighieri nel 1306 fu ingaggiato dai Malaspina dello Spino Secco per fare la pace col Vescovo Conte di Luni, tanto bene non ho detto Vescovo Conte di Luni, perché il Barbarossa gli aveva dato la potestà comitale, e il Vescovo accoglie Dante a Castelnuovo Magra, siamo sempre nel 1306 nella piazza, e dice così lo storiografo, che si basarono per bocca. C'è una stanza di Dante, nella pianta del castello c'è la camera di Dante, o stanza di Dante, e però essendo bombardato, essendo distrutto, si vede, non si può più vedere. E poi Dante fece questa pace e parlò del castello di Malnido, parlò dei signori Malaspina del castello, ne parlò poi nella Divina Commedia, come ne parlò Boccaccio nel Decamerone, citando anche una figlia e una nipote del marchese Malaspina. E quindi l'importanza di questa zona di Villafranca e comunque dei Malaspina è citata e ricordata in due dei più importanti saggi della letteratura italiana.
Dante, come ho detto di anzi, nell'ottavo canto del Purgatorio parla dei Malaspina e cita Corrado il Giovane dei Malaspina, persona importante, morto nel 1495. Questo Corrado cosa fece? Fu un condottiero anche, come tutti i Malaspina andava in guerra, andava e combatté contro in Val di Trebbia, combatté in Lunigiana e combatté anche in Val di Vara. Dante racconta di questa figura e dice testualmente: se novella vera di Val di Magra o di parte vicina sai, dilla me, che già grande la era. Chiamato fui Corrado Malaspina, non son l'antico, ma da lui discesi. Ai miei portai l'amor che qui raffina. Oh, dissi lui, per li vostri paesi giammai non fui, ma dove si dimora per tutta l'Europa, che non siam palesi. E poi continua. In sostanza Dante dice di non aver conosciuto i Malaspina. Non dice che nel 1306 era stato qua, ma racconta di questa famiglia importante che gli donò molta ospitalità e anche fama, perché lui era un esule, che era stato a Ravenna, aveva girato gran parte dell'Italia e soprattutto era un politico. E quindi fece la pace col vescovo conte di Lugo. Siamo qui alla chiesa di San Nicolò. Direte, cosa serve la chiesa di San Nicolò? Vedete, tutta bombardata, distrutta. La chiesa di San Nicolò era la chiesa castrense. L'ingresso era girato verso il castello, perché tutti i castelli avevano una chiesa. Quando arrivò a fine dell'Ottocento la ferrovia Parma-La Spezia, della gente di un'estrema intelligenza fece capovolgere l'entrata della chiesa. La rivestì di marmo, venne una bella chiesa amata dai villafranchesi, che però nel 1944, assieme al castello, fu bombardata. Tenete presente che il bombardamento riguardava la polveriera verso al di là del Ponte Magra, si vede che si erano sbagliati, hanno bombardato anche qua, hanno bombardato il borgo. E la chiesa era pericolante. Nonostante gli appelli fatti da molti, sia la curia che il comune, che la sovrintendenza, non volevano sapere di salvarla. E fu demolita. Cosa successe però? Che nel frattempo il mio presidente Germano Cavalli aveva scoperto che c'era la tomba di questo Corrado Malaspina, il giovane, e cominciò a scavare. Gli dettero alcuni giorni di tempo, poi l'ultimo giorno la ditta disse: io sono pagata per fare i lavori e ti lascio ancora un giorno e gli operai per cercare. Solo che non avevano una pianta della chiesa precedente, avevano la pianta della chiesa come era stata girata, e da quello che so la tomba fu trovata perché si sfondò il pavimento e Germano Cavalli cadde dentro. E quindi la tomba di Corrado Malaspina è quella che vedete in fondo, là in fondo, però si è parlato di metterla a posto, ma non c'è stato niente da fare. Dopo la chiesa e il borgo di San Nicolò era la via Francigena, interessante per i Malaspina soprattutto perché qui prendevano quei pedaggi di cui si è detto, no? Interessanti alcuni portali estremamente belli, alcuni negozi che vedremo che adesso sono stati cambiati e ancora un acciottolato che in parte potrebbe essere ancora quello della Francigena. Niente di particolare, niente opere interessanti, però è bello da vedere. Siamo nella parte centrale del borgo, è interessante questo portale dove c'era un fabbro. 1788 si vedono due figure che sembrano pesci che picchiano sopra i ferri con gli arnesi da fabbro. Sopra c'è quell'IHS, segno di San Bernardino, che vediamo in molti portali della Lunigiana. San Bernardino ha predicato qua, c'era un oratorio qui all'inizio del paese. Ora è andato distrutto, comunque estremamente importante. Qui sulla mia destra un esempio di ristrutturazione del borgo, scoperto dall'architetto Maffei alcuni anni fa. C'erano originariamente due grandi portali che immettevano in due case diverse, molto ricchi,
poi furono chiusi, rimangono i pilastri e sono venute 5 porte diverse. E vuol dire che l'economia era cambiata, non c'erano più i grandi signori, c'erano però della povera gente o della gente di modesta levatura che occupava queste stanze. Siamo ancora nel borgo di San Nicolò e vediamo qua una bottega artigiana. Qui venivano esposte le merci in modo da invogliare il cliente, come si fa oggi, era un marketing di allora, e all'interno si lavorava. Cosa facessero qua non ve lo so dire, però vedete l'antichità ancora di questo portale, che sotto ci ha messo della roba forse non è puramente interessante, però è molto bella da vedere. Sempre nel borgo vediamo qui le bifore interessanti, del quale mi ricordo che quando ero ragazzo non se ne sapeva niente, lo descrisse un libro dell'ACI, del Touring Club, e poi l'abbiamo scoperte. E siamo però nell'ospedale, l'ospedale di Sant'Antonio, questa è la piazza, lì c'è l'ospedale con un Sant'Antonio, fatto dalla comunità di Villafranca nel 1488 per opera della Marchesa Malaspina e soprattutto della comunità di Villafranca, che contribuì col lavoro e probabilmente anche coi soldi. È rimasto in uso sino ai primi del Novecento, quindi qui sono passati pellegrini, sono passati malati, è passata la storia di Villafranca per 400 anni. Siamo alla parte iniziale, alta, del borgo di San Nicolò, sempre lungo la Francigena, la famiglia Malaspina, e vedete lo spino secco, ma vedrete quel leone rampante. Fu il re di Francia nel XIII secolo che, per ringraziare i Malaspina che gli avevano dato aiuto nella crociata, gli autorizzò a mettere il leone rampante al posto dell'aquila imperiale degli Svevi. Stiamo uscendo da Villafranca e questa è Porta Pontremoli, dove c'è ancora una targa che indica che eravamo in provincia di Pontremoli. È la Lunigiana Parmense, di quel Pontremoli era il capoluogo. 6 comuni che costituivano la Lunigiana Parmense alle dipendenze del Granducato di Parma. Siamo sul ponte vecchio di Villafranca, un ponte che ha conosciuto il passaggio di eserciti, di imperatori, di Francesco d'Assisi, di San Bernardino, un ponte che è stato rimaneggiato perché quando passò Carlo VIII con le sue artiglierie dovettero abbattere le spallette per farle passare perché erano troppo grandi. C'è una storia infinita su questo ponte, che non è più lo stesso, un ponte medievale, ma è interessante ancora per conoscere. Siamo davanti però al Museo Etnografico della Lunigiana, un museo unico in tutta la provincia, dove ci sono raccolte fatte dall'Associazione Manfredo Giuliani, dai giovani della Giuliani, raccolte di tutti i tipi, sia sull'alimentazione, sia sull'artigianato, sia sulle statue stele, sia sulla farina, su tutto quello che volete. È interessante da visitare, non sempre aperto purtroppo, però ci si può prenotare. Siamo lungo la discesa che porta a Virgoletta, è l'antica via Virgoletta, Castiglione del Terziere, era chiamata la via della Vigesla, che è un torrentino che c'è in alto, una via che è stata spesso interrotta, ma era una via importante perché i pellegrini che facevano la Francigena passavano anche lì, da Virgoletta, e salivano verso Aulla. La chiesa di San Francesco con il convento nasce ai primi del XVI secolo per opera dei Malaspina, naturalmente in un periodo molto ricco. Vengono i frati minori osservanti che prima vengono stanziati nell'oratorio di San Bernardino, di cui abbiamo parlato, all'inizio di Villafranca, poi nei secoli conosce diverse trasformazioni e viene poi bombardata durante la guerra. Vi sono 2 terrecotte invetriate attribuite all'inizio
di Scuola della Robbia, si è discusso molto, di Santi, sono di Santi Buglioni, sempre il XVI secolo, sono due terricotte che sono state anche queste bombardate e furono i frati, padre Dionisio, se ben ricordo, che le ricomposero e sono state portate di lato all'altare. Qui c'è un'ascensione della Madonna, i vari santi io non li conosco e non trovo neanche una descrizione di questi santi, ci vorrebbe il parroco qui. E l'altra invece è una deposizione, anche questa molto interessante, molto bella. E purtroppo sono in parte rovinate, mancano dei pezzi di queste terracotte, ripeto, terracotte invetriate, però la gente a Borgotà, a Villafranca, scusate, ancora non le conosce. Siamo nel chiostro dell'ex convento di Villafranca, convento chiaramente ormai abbandonato, che per anni è stato il liceo scientifico che ho frequentato anch'io. Interessante, viene usato per manifestazioni varie dalla parrocchia, viene usato anche come ricovero pellegrini. Vedete, ci sono dei capitelli in arenaria interessanti. Il capitello, l'arenaria, è il marmo della Lunigiana, qualcuno l'ha definito. Come ho detto, è un chiostro molto bello, soprattutto per l'arenaria, soprattutto per i capitelli. Si tratta solo di restaurarlo un po' e vedere le disponibilità della parrocchia per farlo.